Muore schiacciato dal trattore, la tragedia è avvenuta nelle campagne di Gragnano. A perdere la vita è stato un agricoltore che ha perso il controllo del mezzo in un terreno di sua proprietà. Il nuovo CDA della Fondazione Coesione Sociale, il braccio operativo della Fondazione Cassa di Risparmio, creato nel 2016 per le questioni riguardanti sociale e terzo settore. La primavera tarda ancora, secondo i previsori del consorzio LAMMA ci attende ancora una settimana di variabilità e temperature al di sotto della media, erano 60 anni che non si registrava un maggio così freddo. Zero plastica in mare, firmato in regione il protocollo d'intesa per bandire la plastica delle stoviglie monouso dagli stabilimenti balneari. Per lo sport il Forte raddoppia scudetto più vicino, i rossoblu si sbarazzano 8-3 del CGC Viareggio che regge solo un tempo e portano la finale tricolore su 2-0. Sabato sera ancora al Palaforte si gioca gara 3 che può essere decisiva. Il triplete di Riccardo Pera, nello spazio di soli 15 giorni il ventenne pilota di Marlia ha trionfato nelle prove di endurance di mondiale, europeo e domenica scorsa anche nel campionato italiano svoltosi a Misano Adriatico. Ben trovati al TG Noi, apertura appunto dedicata purtroppo a questo grave fatto avvenuto nelle campagne di Gragnano. Un uomo è rimasto schiacciato dal trattore mentre lavorava in un campo. Tragedia nelle campagne di Capannori, nella frazione di Gragnano. Un uomo di circa 80 anni, Luigi Molendi, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto mentre l'agricoltore stava tagliando l'erba di un appezzamento di terreno di sua proprietà, quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo che è scivolato lungo un poggio, ribaltandosi e schiacciando sotto di sé l'anziano. Immediato alla chiamata di soccorso al 118, la cui centrale ha anche allertato l'eliambulanza Pegaso. Giunti sul posto però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo a causa del grave trauma cranico riportato. Sul luogo della tragedia, per il recupero della salma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Lucca, mentre i rilievi dell'incidente sono stati affidati alla stazione dei carabinieri di Capannori e alla medicina del lavoro dell'ASL. L'ipotesi del malore alla base della tragedia è stata avanzata anche da alcuni vicini, che hanno sottolineato come il Molendi fosse particolarmente esperto e conoscesse quel campo a menadito. Difficile quindi che l'incidente sia stato causato da imperizia o distrazione. Continuiamo con la pagina della cronaca, perché la polizia ha arrestato tre tunisini dopo una segnalazione di overdose del gennaio scorso. I tre spacciavano droga nella zona tra Montuolo e Filettole. Due dei tre arrestati sono ventenni irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora e sono stati sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lucca per spaccio continuato in concorso, mentre il terzo, un 23enne, anche egli irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione di un involucro di cocaina di circa 18 grammi. I tre sono sospettati di spacciare droga di pessima qualità che avrebbe portato ai due casi di overdose. E lutto nella comunità capannorese perché è scomparso nella notte padre Silverio Coletti, carmelitano presso il santuario della Madonnina a Lunata. La sua ultima uscita ufficiale è stata in occasione dell'arrivo del nuovo arcivescovo Paolo Giulietti. Il religioso era molto conosciuto in tutta la provincia, era stato infatti professore di religione al liceo artistico, oltre che impegnato nell'emittenza locale. Per molti anni, infatti, la messa della Madonnina è stata trasmessa in diretta su diverse reti locali. E a Viareggio, in regione, è stato firmato il protocollo per bandire la plastica monouso dagli stabilimenti balneari. La Versilia ovviamente è in testa a questo provvedimento. A Lucca invece è stato nominato il nuovo CDA della Fondazione Coesione Sociale che si è presentato nell'ente di San Micheletto. Si è insediato in San Micheletto il nuovo consiglio d'amministrazione della Fondazione per la Coesione Sociale, creata nel 2015 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca quale proprio braccio operativo nell'ambito delle problematiche sociali. Presidente del nuovo CDA è Maido Castiglioni, vicepresidente Lucia Corrieri Puliti, consiglieri Massimo Barsanti, Maria Carmela Mazzarella, Maria Teresa Perelli e Tiziano Pieretti.
Scelta strategica della Fondazione è operare prevalentemente per il durante e dopo di noi, e cioè per favorire la creazione di strumenti in grado di garantire cure, serenità e futuro a soggetti affetti da disabilità. Una problematica questa che coinvolge un numero sempre crescente di famiglie e che richiede risposte di carattere sociale e non soltanto sanitario. Tante le iniziative intraprese dalla Fondazione in questi anni, tra queste la costruzione di un complesso polifunzionale per l'Associazione Italiana Persone Down Versilia, l'acquisto dei terreni a Carraia per la realizzazione delle serre sociali di Anfas Lucca, la realizzazione di un nuovo edificio per il gruppo volontari della Solidarietà di Barga. In futuro la Fondazione potrebbe impegnarsi nella realizzazione di vere e proprie strutture residenziali. Delle considerazioni anche su quello che sarà il futuro della nostra associazione, e questo consisterà anche nel creare delle strutture residenziali, verosimilmente anche per queste persone con questa disabilità. Questo però è ancora una cosa da verificare nel tempo, ma ci stiamo lavorando in questo momento e quindi pensiamo che possiamo prima o poi realizzarle. Adesso cambiamo pagina, occupiamoci del meteo, perché questo è uno dei maggi più freddi degli ultimi 60 anni. Abbiamo chiesto ai previsori dell'AMMA quanto durerà questa perturbazione. È ormai noto che il responsabile di questo maggio particolarmente freddo e caratterizzato da tempo molto perturbato è un vortice polare debole che ha permesso all'aria fredda proveniente dal polo di raggiungere le nostre regioni. Sono quasi 60 anni che a Lucca e nella provincia non venivano registrate temperature così al di sotto della media del periodo. Ma quanto durerà questa anomala primavera? Lo abbiamo chiesto ai previsori del Consorzio LAMMA. Fino al momento è stato effettivamente uno dei maggi più freddi, forse non sarà il più freddo, ma uno dei maggi, dei mesi di maggio più freddi degli ultimi 60-65 anni. Nei prossimi giorni purtroppo ancora un po' di stabilità, quindi non arriva l'alta pressione in maniera diretta nella prossima settimana, ma questo mese di maggio probabilmente ci farà patire un po' anche fino alla fine. Per il momento le temperature saranno pressoché nella media, solo nei valori minimi, per cui, mentre le massime saranno ancora piuttosto basse, anche se a partire dalla prossima settimana abbastanza probabilmente potranno anche raggiungere localmente 25-27 gradi, per cui ritorneranno nella media. E quindi ci vorrà ancora un po' di pazienza prima di vedere il bel tempo. Spostiamoci a Castelnuovo, dove c'è stato un corso per l'ecografia toracica organizzato dall'Accademia di Ecografia Toracica AET. Ha preso il via a Castelnuovo Garfagnana, presso la Lanterna di Piano Pieve, il convegno, o forse è più corretto dire il corso, su ecografia toracica, organizzato dall'Accademia di Ecografia Toracica, che si occupa da alcuni anni della promozione e diffusione delle conoscenze e della ricerca scientifica appunto nell'ecografia toracica. La bella iniziativa avrà la durata di 5 giorni, si concluderà domenica prossima 26 maggio e si svolge in collaborazione con l'ospedale di Castelnuovo, dove sono programmate le esercitazioni pratiche, ed è presieduta dal direttore scientifico dell'ADET, Gino Soldati, direttore proprio al Santa Croce della struttura di ecografia interventistica e d'urgenza, e dal presidente Francesco Tursi, dirigente medico pneumologia di Lodi. È stato il direttore Gino Soldati ad aprire i lavori, ricordando ai presenti l'importanza dell'ecografia sia dal punto di vista diagnostico ma anche economico. Poi il sindaco Andrea Tagliasacchi ha ringraziato i presenti per la scelta di realizzare un corso così importante proprio in Garfagnana. Il saluto della regione nelle parole di Marco Remaschi. A conclusione dei saluti istituzionali, la direttrice generale dell'ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, che ha dato il via ai lavori, sottolineando l'importanza di questa tecnica e la sua divulgazione scientifica. Come detto, il corso terminerà domenica prossima con le conclusioni e risultati scientifici. Tutto pronto a Marlia per la festa di primavera, che prenderà il via martedì 28 maggio.
Ultimi preparativi a Marlia per la festa di primavera, l'annuale iniziativa organizzata dal Comitato Rionale Santa Caterina. Dietro la chiesa di Santa Caterina è già stato montato il palco che ospiterà gli spettacoli della manifestazione. E grandi protagoniste saranno ancora una volta le scuole di Marlia, Lammari e Segromigno in Piano, intervallate in alcune serate da gruppi teatrali, musicali e corali. Questa edizione della festa è la 34esima e festa di primavera con la 28esima rassegna di poesie e propone vari spettacoli recite fatte dalle scuole, sono varie commedie proprio scritte da loro, interpretate da loro. Si parte la sera di martedì 28 maggio con lo spettacolo Quel brutto e peloso lupo buono della scuola primaria di Segromigno in Piano. Poi mercoledì 29 la giornata clou con la mattina gli spettacoli delle scuole dell'infanzia e di primo grado di Marlia e la sera il concerto del coro della scuola secondaria di primo grado Nottolini di Lammari. Poi ancora spettacoli fino al 7 giugno. Noi a questa festa doniamo l'anima e la vita, è la nostra più bella esperienza di associazione e ringraziamo tutte le scuole che sono presenti, tutti il pubblico che li segue, li viene a vedere la sera. La festa si concluderà con la commedia Te la do io la cura, portata in scena dalla compagnia teatrale amatoriale Un Prato. Tutto esaurito al Teatro San Girolamo per il concerto dedicato a Fabrizio De André, che ha visto sul palco il gruppo Progetto in La Minore, la storica formazione lucchese. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro le spalle un pescatore. Così parlò Fabrizio De André, concerto da tutto esaurito al Teatro San Girolamo, per la serata dedicata al grande cantautore genovese nel 20° anniversario della sua morte. Un concerto, spettacolo teatrale organizzato e promosso dal Teatro del Giglio all'interno del programma Amico Fragile, Lucca per Fabrizio De André, che ha visto sul palco del San Girolamo il gruppo Progetto in La Minore, storica formazione lucchese che da oltre 20 anni porta in giro per l'Italia le canzoni e le musiche di Fabrizio De André, con loro l'attore Diego Migali. Dopo 20 anni dalla morte, Progetto in La Minore ha proposto uno spettacolo capace di unire le musiche del cantautore con il suo pensiero, la sua vita, i suoi ricordi e la sua storia. Un connubio riuscito grazie alla qualità degli artisti che compongono il gruppo: Roberto Puccini, Marcello Ragone, Dinora Bela, Andrea Unmarino, Fabrizio Biro Bartoli, Martino Biondi, Valentina Cinquini e Laura De Luca. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Termina qua la prima parte del TG Noi, una breve interruzione pubblicitaria e poi spazio alla pagina sportiva.